viva la libertà di ognuno di pensare ciò che vuole, perché non è mio compito dare lezioni. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo lo salviamo. Film è un inno alla complessità, al pensiero complesso, perché voi avete reso un fascista molto affascinante, cioè Favino, che fa una cosa molto nobile. Chi fa il salto in più dirà: è l'uomo, no? E parla anche al mondo di oggi, perché migranti, salvare le persone in mano. Okay. Chi non farà il salto, però, potrebbe dire: fascista uguale compassione. Quindi, ci avete pensato a questa cosa? Il cinema in questo modo come si pone? È importante far fare un salto e pensare in modo più complesso? Oppure avete giocato un po' sull'ambiguità, diciamolo, sul fascino di Favino? Ma allora, intanto quando si racconta una storia, la prima cosa da fare per me è creare un paradosso. E Todaro rappresenta a prima vista un paradosso. E questo è affascinante dal punto di vista narrativo. Dopodiché lui compie un gesto il cui significato è scevro da qualunque ambiguità. È un gesto cristallino nella sua interpretazione. È un gesto compiuto da un uomo in guerra, il quale anche in quella condizione estrema dice: fermi tutti, è vero, siamo in guerra. È vero che le regole d'ingaggio dettate da Dönitz prevedono che si abbandoni, che si colpisca e si vada via. Siamo in un sommergibile, voglio dire, dobbiamo stare nascosti. E invece lui non lo fa. Lui dice: fermiamoci un attimo, c'è un momento in cui amici, nemici, fascisti, non fascisti, monarchici, perché poi ricordiamoci che i marinai, e in particolare i sommergibilisti, fanno parte della Regia Marina italiana, giurano fedeltà al re, non al duce. Ma questo lascia il tempo che trova come valutazione. L'importanza per me è concentrarsi sul gesto cristallino di un uomo che esprime, per quanto mi riguarda, la visione sublime della forza, ovvero la capacità di aiutare il debole. E la reazione del pubblico poi come. Io non mi sono posto il problema in questi termini perché penso che alla fine il senso di questa storia è proprio l'opposto. Cioè, penso che il senso di questa storia è che gli uomini, in qualsiasi condizione essi siano, sotto qualsiasi fazione o qualsiasi possa essere la scelta che hanno fatto d'appartenenza, alla fine tutto questo venga superato dal fatto che il destino dell'uomo sia uno. Almeno mi sembra che quello che Todaro ha fatto sia questo. Dopodiché vorrei rivendicare un pochino il fatto che un artista, secondo me, non ha sesso, non deve mettere da parte quelle che possono essere le proprie convinzioni se vuole fare un servizio al pubblico. Fare un servizio al pubblico significa consentire alla persona che è lì di avere la sua opinione. Io non voglio forzare l'opinione di nessuno. Io sono stato colpito da un uomo che disobbedisce e che questo suo disobbedire, di cui paga le conseguenze, è molto vicino al mio sentimento. Il sentimento del fatto che l'uomo vada salvato, vada messo al di sopra di tutto, lo abbraccio, da qualsiasi parte venga. Dopodiché rivendico fortemente la moralità, amoralità dell'artista, che non vuol dire che l'artista non abbia delle sue opinioni, ma se ogni volta io sono lì a mettere le mie opinioni vado a fare un altro mestiere, vado a fare le cose. Invece io sono un attore, è come se un pittore volesse costringerti per forza a farti vedere come la pensa piuttosto che come sente. Il mio mestiere è occuparmi dei comportamenti degli uomini. Avrei dovuto avere lo stesso problema nell'interpretare un capo mafia, avrei dovuto avere lo stesso problema nell'interpretare un poliziotto corrotto. Il mio tentativo è di mettere Pier Francesco Favino sempre alle spalle in modo tale che Pier Francesco Favino non si veda. Non penso che le persone
che la presenza di Pierfrancesco Favino possa nobilitare una cosa. Io tutti questi pensieri non l'ho fatto. Io penso che sia una bella storia di un uomo che nel suo gesto c'ha qualche cosa da insegnarci. E dopodiché viva la libertà di ognuno di pensare ciò che vuole, perché non è mio compito dare lezioni. E penso che la vitalità del cinema, lo dico molto raramente, la vitalità degli artisti sta nel fatto che non possono muoversi dalla paura di essere giudicati o anche di piacere troppo. Per cui la mia finalità non è compiacere, la mia finalità non è insegnare niente a nessuno, la mia finalità è stare a servizio di una storia che qualcuno ha immaginato, che qualcuno ha vissuto e che rispetto, perché secondo me ha qualcosa da insegnarci. Grazie mille. Grazie a te.